Ah sì, è stata, innanzitutto buongiorno a tutti. È stata una partita che, come ho detto ieri sera, è chiaramente non positiva, ma credo che vada analizzata un pochettino anche nel suo insieme, no? Se la analizziamo nel suo insieme, se guardate anche lo score di tutto l'andamento della partita, vi rendete conto un pochettino di come è stata questo andamento di questa gara, una gara che ha avuto anche da parte nostra diverse occasioni da gol, non siamo riusciti a concretizzarle, abbiamo sicuramente mancato in qualcosa come ho detto ieri, però insomma da lì ripartiamo con grande convinzione sapendo che abbiamo ancora due partite importanti che possono darci ancora delle soddisfazioni, quindi faremo tutto quanto è possibile nelle nostre forze per risalire da questa sconfitta che chiaramente ci fa dispiacere e ci amareggia, ma ci dà nello stesso tempo anche tanta carica per ricominciare. Yes, so first question, the day after the game against the Netherlands, a little bit the humor and the mood of the team. Quando è arrivata la formazione, credo. Adesso come... Pensavo avesse capito che era una battuta. Vabbè, no. Però poteva anche essere... Beh, adesso torna più comodo dire così, chiaramente. Cioè, le idee più chiare ci sono. Era soltanto una battuta. Cosa intende per stravolgere? No, cambiare più giocatori invece di magari... Beh, ma che si possa pensare di cambiare qualche giocatore sta nell'ordine delle idee, della logica, insomma. Adesso dobbiamo valutare un po' anche dal punto di vista fisico come si recupera. Questo già domani avremo un attimino più il polso della situazione, perché chiaramente siamo andati a dormire, erano le 3:30, le 4:00, e questo chiaramente non dà grosse possibilità di vedere quello che può essere un recupero immediato. Domani valuteremo meglio e di conseguenza faremo anche le giuste considerazioni. So about, in merito alla seconda, chiaro che l'aspetto fisico ha una sua importanza, cioè l'esperienza, io ne ho tanta a livello di gioco, di esperienza, però questo non mi permette, non mi consente da solo di poter scendere in campo e disputare una partita all'altezza, quindi ci vuole anche una condizione fisica che sia chiaramente il più ottimale possibile, che accompagni quelle che sono le esperienze di ognuno. Yes, the first question about... Mi è sembrato in grande condizione fisica. Ma segnato. Ma la condizione fisica direi che è una condizione fisica che bisogna riferire al periodo in cui ci si trova, dopo un'annata pesante più o meno per tutti quanti, quindi è normale che non ci sia la brillantezza di 4, 5, 6 mesi fa, ma questo vale per tutti quanti. Non ho una grossa preoccupazione in questo senso. In merito a Di Natale, è chiaro che in genere per tutti coloro che si affacciano per la prima volta ad un evento importante, ma io credo che comunque questo accada anche a chi ha già vissuto una Coppa del Mondo, un campionato europeo, quando comunque ti trovi a partire per una nuova avventura importante, quale il campionato europeo o un campionato mondiale, indipendentemente dal fatto che tu l'abbia già disputato, giocato nel passato, ti dà delle sensazioni, delle emozioni che a volte anche dal punto di vista così mentale poi più o meno pagare. Il fatto che mi possono dare l'ottavo posto, quale differenza può fare in questo momento? Nessun tipo di differenza, il fatto di ridarti Filippi è una cosa che onestamente mi aspettavo, non è che mi aspettavo oggi rose e viole, quindi non ho, vi dico in tutta sincerità, quel titolo è comparso è a caratteri cubitali, quindi era più facile leggere, non ho letto niente di diverso da quello, però insomma era una cosa che mi aspettavo, sono così sciocco da non aspettarmi cose di questo tipo.
In certe situazioni si sono già verificate, però ogni situazione vissuta in momenti diversi è sempre difficile da far assomigliare all'altra. E siamo usciti comunque in quella circostanza come sempre, come succede sempre, con l'impegno, con la voglia di riscatto, con il capire gli errori commessi e quindi ricominciare da lì, è quello che succederà anche stavolta. Poi dopo a volte quello può bastare, a volte non è sufficiente, però insomma questo è il nostro mestiere, questo è quello che può capitare e quindi di conseguenza bisogna sapere reagire nel modo giusto. Poi merito la seconda domanda. Qualificazione in salita con un pareggio, una sconfitta, poi ci siamo ripresi, abbiamo raggiunto la qualificazione, quindi speriamo ovviamente che anche nella fase finale sia così. Una sconfitta amara ci sta, ma ci sono tutte le condizioni per risalire, quindi la presenza sta semplicemente a testimoniare, cosa che mi sembra che non fosse neanche necessario come presenza, ma è opportuno, anche se che c'è il massimo livello di sostegno, di unità di intenti da parte di tutti quanti noi. Abbiamo due partite, che sono due partite che sono comunque alla nostra portata, e quindi siamo concentrati su un obiettivo positivo. Ma non dipende dal fatto che uno ha giocato due partite piuttosto che 60, questo mi sembra di uno scontato assoluto. Il fatto del Milan o della Roma, se ragionassi in questo modo qui, allora non dovevo convocare nessuno del Milan, ma dovevo convocare altri giocatori. Dal momento che ritengo che questi siano giocatori di assoluto livello e di grande qualità, li ho convocati, se mi sembrava giusto metterli in campo così come ci sono andati, semplicemente questo. È un po' il solito discorso, ma quando si dice Del Piero ha fatto 21 gol, Toni ne ha fatti 39, quindi mettiamo in campo loro due perché hanno fatto questo. Funziona sempre così, una squadra è fatta di 11 elementi e questi 11 elementi devono lavorare insieme, cercare di fare insieme un risultato, non certamente in tre, in due o addirittura uno. Quella è partita che danno allo stadio, l'Olanda ha fatto, se non sbaglio, 20 falli, noi ne abbiamo fatti la metà. Questo indica una certa aggressività che loro avevano in più rispetto a noi, questo sicuramente.